Voliamo subito agli ottavi e voliamo subito agli ottavi. L'Italia si qualifica subito agli ottavi di finale dell'Europeo 2020 alla seconda giornata. Siamo stati micidiali. Italia micidiale, micidiale. Italia perfetta, Italia perfetta. Siamo stati perfetti, non facciamo passare nessuno in difesa, nessuno. Locatelli ovviamente migliore in campo con la sua doppietta personale, ma ragazzi un'Italia perfetta, perfetta. Non abbiamo sbagliato niente. I primi 10 minuti stavamo prendendo le misure. Lo sapevo già che stavamo prendendo un po' le misure. Infatti la Svizzera stava facendo molto possesso palla e noi intanto prendevamo le misure. E poi siamo stati perfetti, perfetti, perfetti. Veramente ragazzi, perfetti. Andiamo subito alla seconda giornata, agli ottavi di finale, ragazzi. Un'Italia perfetta, perfetta. Ragazzi, scusate se lo ripeto ogni volta, ma è così. Italia, un'Italia perfetta. Nulla da dire, nulla da rimproverare all'Italia, nulla da rimproverare ai ragazzi, ragazzi, dai, ai ragazzi, ragazzi. Regà, un'Italia perfetta, perfetta. Basta, non lo dico più perché sennò passo tutto il video dicendo perfetta. Segna, come ho già detto, Locatelli, doppietta, la sua doppietta personale. Dopo il gol annullato di Giorgio Chiellini, che dopo è uscito, mi sembra, per un problema muscolare, speriamo che non sia niente, speriamo bene, aveva segnato, però gliel'hanno annullato per un, presunto, sì, era, credo che era un colpo di mano, prima col sinistro, poi col destro, però dicevano che era anche una spinta, però lì era regolare la spinta, io non mi ero accorto che l'aveva toccata con la mano sinistra, poi con la mano destra, e viene annullato. Poi Berardi trova in mezzo Locatelli, lo serve, e a porta vuota ovviamente Locatelli non può sbagliare. Poi al secondo tempo Locatelli con il piede debole, un tiro perfetto, perfetto, palla credo che mi sbaglio, di Immobile o di Barella, Giorginio, ora non mi ricordo, con il suo piede debole tira da fuori aria e insacca un bolide imprendibile per Sommer, imprendibile per Sommer, e andiamo sul 2-0, e andiamo sul 2-0. Considerate che la Svizzera nel primo gol, il primo tiro l'ha fatto al 60esimo, non abbiamo concesso nulla, la difesa è insuperabile con Florenzi, che oggi non c'era, quindi c'era Di Lorenzo che sta giocando molto molto bene, c'era Giorgio Chiellini che dopo, dopo l'ha sostituito Cerbi, c'era Bonucci che faceva dei lanci incredibili, Spinazzola che va a 40, a 35 all'ora, quindi un'Italia perfetta. Stavo dicendo, un tiro, un bolide imprendibile per Sommer, con il piede debole, ragazzi, un gol bellissimo. Poi all'80esimo segna Ciruzzo, anche lui da fuori aria, l'aveva toccata Sommer, parata di Sommer, poi palo credo, sì, palo e gol. Ragazzi, abbiamo giocato benissimo, abbiamo preso 0 gol, e domenica sarà una partita molto molto divertente perché il Galles
oggi ha vinto contro la Turchia, quindi mi sembra che Svizzera e Turchia no, non si potranno qualificare, perché quindi sono già fuori, noi siamo già matematicamente agli ottavi di finale, perché il Galles e anche noi siamo a 6 punti, la Turchia sta a 0 punti e la Svizzera sta a 1 punto, quindi non sono già fuori. Quindi ragazzi, secondo me domenica è la partita più combattuta, può darsi, perché tutte e due a 6 punti, ci lottiamo il primo posto. E niente ragazzi, il video posso finire qui, spero che vi sia piaciuto, come sempre. Prima di finire, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciate un like per supportarmi, commentate e condividete con tutti i vostri amici. Io vi do un appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi!